Ciao ragazze, eccomi finalmente tornata in un nuovo video. Oggi voglio registrare un altro video ask, ma dedicato tutto interamente alla casa. Su Instagram vi ho chiesto di farmi tutte le domande che volevate dedicate appunto all'argomento casa. Tutto è partito perché siete sempre in tantissime che mi fate un sacco di domande dedicate alla casa, o sotto le foto che pubblico su Instagram, o dedicate alla casa ovviamente, oppure direttamente in direct. Quindi ho pensato, visto che molto spesso comunque ricevo anche più o meno le stesse domande, ho detto registro un video che così almeno tutte ricevono la risposta, anche perché in realtà non sempre riesco a rispondere a tutte. Davvero ricevo un sacco di messaggi tutti i giorni, io cerco di rispondere a tutte però non sempre riesco, quindi ho pensato qual è l'occasione migliore di fare un video dove almeno rispondo alle domande più gettonate, alle domande che mi vengono fatte più spesso in un colpo solo, quindi tutte possono ascoltare insomma e vedere la risposta senza che io debba andare a rispondere singolarmente ad ognuna di voi. Partiamo subito dalla prima domanda che mi fa Marta. Mi chiede: luci, lampadari, applique. Abbiamo perso tantissimo tempo per cercare tutte le applique per la casa, perché dovete sapere che la casa, essendo tutta con le travi a vista, sia sul soppalco dove sto registrando adesso, ma sia nella casa vera e propria, non c'era la possibilità di mettere il lampadario classico da soffitto, diciamo, o meglio non era predisposto per mettere un lampadario da soffitto, quindi abbiamo messo tutte le applique per tutta la casa e ragazze, cercarle è stata davvero un'impresa, perché mi sarebbe piaciuto avere la casa completamente piena di faretti, però per avere i faretti ovviamente bisogna avere il classico soffitto e in questo modo io con le travi non potevo farlo e quindi ho davvero perso un sacco di tempo per cercare le applique perché non ero mai soddisfatta. Alla fine abbiamo scelto applique di diversi brand, non sono quindi applique tutte uguali in tutte le stanze. La maggior parte delle applique che abbiamo per casa comunque sono di un unico brand, anche se sono poi di modelli differenti. Il brand che abbiamo scelto è Linea Light, vi lascio comunque qui sotto nell'info box tutti i link o comunque tutti i siti che vi menziono all'interno di questo video, così se volete andare a spulciare potete farlo guardando l'info box. Che marca è la cucina? La cucina è di Arrital, si tratta di un brand italiano che non conoscevo, non avevo mai sentito né in pubblicità né tantomeno visto sulle riviste, è stato un brand proprio nuovo per me, però quando sono stata in mobilificio e ho un po' spiegato il genere di cucina che mi piaceva e che volevo, la ragazza appunto del mobilificio mi ha consigliato questo brand. Si tratta comunque di una cucina medio-alta come costi, come qualità, però volevo puntare sulla cucina rispetto ad altri ambienti della casa perché è la zona dove personalmente io passo gran parte del tempo, ma credo un po' tutte noi, quindi ho voluto investire diciamo così un po' di più sulla cucina e magari accantonare un po' altre stanze come ad esempio la camera da letto. Cosa vi manca da acquistare? In realtà non c'è nulla di preciso che ancora dobbiamo acquistare, abbiamo praticamente quasi preso tutto. C'è una cosa, adesso che mi viene in mente, che dobbiamo assolutamente acquistare ancora, però non è una cosa fondamentale, diciamo, il divanetto da giardino. Fuori abbiamo un portico abbastanza grande, abbastanza ampio, e quindi vogliamo mettere un divanetto, creare una zona relax, un salottino con un tavolino per fare magari gli aperitivi adesso che arriva la bella stagione. Quindi sì, il divanetto e il salottino da giardino è una cosa che stiamo già cercando in queste ultime settimane da acquistare, quindi è diciamo quella. Poi mi è stato chiesto, vi siete già trasferiti definitivamente? Sì, ormai sì, da un po' di tempo. E marchi preferiti per arredare la casa? Allora, ti dico, per quanto riguarda arredamento, complementi d'arredo, decisamente Maison du Monde è uno dei miei negozi preferiti. Per quanto riguarda invece i mobili in sé, non ho un brand preferito, abbiamo diverse cose, ad esempio di IKEA, però cioè, sicuramente IKEA non è il mio negozio per mobili preferito, abbiamo diverse cose di IKEA, però non è il mio negozio preferito, non ce n'è uno preferito per quanto riguarda i mobili veri e propri. Dove hai preso la cesta accanto al lettino da relax? Ciao Giada! Un bacio, ciao, il lettino da relax è proprio questo, dove sono seduta adesso, e dove ho preso la cesta accanto al lettino, credo che tu stia parlando di questa, che tra l'altro mi si è rotto un manico. Questa l'ho presa da Maison du Monde e all'interno tengo le coperte. Le pareti della casa sono tutte bianche? Sì, anche se in realtà sto pensando, non subito nell'immediato, ma sto pensando più in là di magari di pitturare qualche parete comunque sui toni neutri, quindi magari sul tortora, sul grigio chiaro, comunque colori sempre molto molto basic, e poi mi piacerebbe fare una parete anche con una carta da parati, magari effetto legno,
però ancora non so di preciso dove, in che tipo di stanza, su che parete, è proprio un'idea che mi è balzata così. Un'altra domanda che mi è stata fatta è questa: Stefano prova gli oggetti di arredamento oro rosa, il mio fidanzato no. In realtà lui non fa assolutamente né caldo né freddo, e credo che ormai nel 2019 non si debba associare il rosa alla donna, cioè per forza rosa alla donna e per forza l'azzurro al maschio, perché comunque sono sempre colori come tutti gli altri. Di rosa principalmente l'unica cosa che abbiamo, a parte queste cose che vedete adesso nello sfondo, ma che metto io per fare i video per renderli più carini, e poi sono cose che in realtà solitamente in questo angolino non ci sono, perché abbiamo un altro cuscino che non è assolutamente rosa, sentite i cani. L'unica cosa quindi che abbiamo rosa è il tappeto in cabina armadio, che è la stanza che comunque condividiamo, quello è rosa. Sinceramente, se fosse azzurro non avrei nessun tipo di problema, magari più in là lo cambiamo colore, non so. L'avevo preso rosa perché pensavo di metterlo nel mio studio, poi nello studio non mi piaceva come ci stava, e allora per non buttarlo l'ho spostato in cabina armadio, però no, in realtà lui davvero no, non interessa se ci sono alcuni complementi d'arredo rosa. Il tavolo, che marca è? Dove l'hai acquistato? Il tavolo della sala da pranzo l'ho preso sempre in un negozio di arredamento della mia zona, però vi lascio il link qui sotto anche di questo. È un tavolo effetto legno, perché non si tratta di vero legno, effetto legno, mi piace tantissimo per il colore perché scalda un sacco l'ambiente, e vedo che è piaciuto un sacco anche a voi, però non è di un brand in particolare, credo, mi sa di no. È marca mobile del bagno, ora mi sfugge, però vi lascio anche di quello il link sotto nell'info box, e magari ve lo scrivo anche qui. Mi sembra una cosa come 1200, però non ne sono sicura. E mi piace tantissimo quel mobile lì, davvero lo amo, sia per il colore che proprio per il suo design. Anche se in realtà i due cassettoni che ci sono molto, cioè non sono grandissimi, contengono giusto l'essenziale. Infatti, tutte le mie cose le ho nello studio, nella cassettiera, perché lì non ci sta granché. È bello da vedere, però per quanto riguarda proprio lo spazio, no, non contiene chissà che cosa. Un'altra ragazza mi scrive: informazioni sul tuo divano. Allora, credo di non aver mai pubblicato poi effettivamente una foto su Instagram del divano che abbiamo scelto. Il divano che abbiamo scelto alla fine è stato un divano personalizzato, fatto proprio su misura, quindi è venuto qua l'artigiano, ha preso le misure e poi ha costruito il divano per noi. Avevamo comunque in mente un'idea di divano, perché inizialmente avevamo pensato di mettere il divano giù dove c'è il tavolo da pranzo, quindi cucina, ingresso e divano con la TV. E poi di qua c'era quello spazio che inizialmente era nato ed era stato pensato come salotto, però era un po', risultava poi essere un salotto molto molto piccolo, considerando che lo spazio qui sopra comunque non è affatto piccolo, quindi era un peccato realizzare un salottino molto molto striminzito, piccolino, con un classico divano due posti, quando qua sopra comunque di spazio ce n'era in abbondanza. E quando poi è venuto il professionista in casa per prendere le misure, mi ha sconsigliato di mettere il divano lì, perché appunto, anziché valorizzare l'ambiente, che poi ce lo trovavamo subito all'ingresso, cioè non era una stanza che magari veniva un po' accantonata, nascosta, e magari ci potevi far meno caso, era proprio il biglietto da visita della nostra casa, la prima cosa che vedi appena entri, perché apri la porta e ti trovi subito il salotto e poi arriva la cucina. E quindi insomma mi ha sconsigliato proprio a livello estetico di mettere il divano lì, perché avrei creato proprio un muro che andava a dividere completamente la zona armoniosa, bella grande, della cucina dalla zona del salotto, che era davvero molto molto piccola. Quindi lì mi ha consigliato di mettere un tavolo da pranzo, che ci sarebbe stato molto molto comodo, poi davanti al finestrone sarebbe stato molto molto bene, e infatti poi così è stato. Questa è stata la nostra scelta e sono più che soddisfatta. E abbiamo fatto fare il divano qui sopra. Si tratta di un divano a tre moduli, che poi si fissano insieme l'uno con l'altro. Volendoli posso spostare, potrei anche prendere un pezzo di divano, ad esempio metterlo qui se un domani voglio cambiare, o potrei addirittura portarlo giù. E gli schienali sono davvero molto particolari, perché, aspettate che me li prendo. Questo è lo schienale, che in realtà pesa un sacco, proprio perché non si deve spostare quando ci si appoggia. So che non è uno schienale alto, anzi, è abbastanza basso, quindi non è sicuramente un divano adatto per tutti, adatto per le persone anziane, ad esempio. È sicuramente un divano giovanile, senza ombra di dubbio. Però loro comunque mi hanno detto: quando un domani cambierai idea, vorrai degli schienali un pochettino più alti, o magari vorrai addirittura mettere i braccioli, perché anche quelli non ci sono, possiamo sempre farteli su misura e andare quindi a rendere il divano un po' più classico, diciamo, perché questo è molto molto moderno. È un divano che in realtà credo di non aver mai visto in giro, e credo di non aver visto mai in nessuna casa, se
perché davvero questi schienali che si possono spostare li potete mettere dove volete. Stavo facendo cadere tutto, quindi l'ho appoggiato. Comunque, proprio perché questi schienali bassi che si possono spostare, quindi si può mettere lateralmente, si può mettere proprio dietro dove poi mettiamo una, dove ci appoggiamo con la schiena. Insomma, è un divano molto versatile e mi è piaciuto molto per questo. Poi abbiamo scelto un tessuto lavabile ad acqua, grigio chiaro. Comunque il divano non è di un brand in particolare, proprio perché me l'ha fatto un artigiano, però si ispira tantissimo a un divano della Desiree. Vi lascio il link qua sotto. Come mai questa scelta di colori? È molto elegante ma nell'insieme fredda. Allora, personalmente credo che per dire questo comunque bisogna entrare all'interno di una casa. Ok, è tutta bianca, o comunque prevale tantissimo il bianco, non ci sono colori super accesi, però comunque ci sono dei dettagli che scaldano l'ambiente, come ad esempio il tavolo di legno, come ad esempio, non so, le travi a vista, comunque sono di un legno scuro. Ci sono delle cose che vanno a scaldare l'ambiente. Poi, a me personalmente piace il total white, quindi per questo motivo abbiamo scelto la casa comunque su questi toni. Non mi sarebbe piaciuta l'idea di avere una stanza di un colore, un'altra stanza di un altro colore, o comunque tanti colori sgargianti per scaldare l'ambiente. A me personalmente così piace molto. Poi so, sono gusti, non a tutti piace il bianco, non a tutti piace la casa essenziale, minimal, quindi poi quelli sono davvero semplicemente gusti. A noi piace così. Ci fai vedere il giardino su quanti livelli è disposta. Allora, il giardino, ragazze, non lo farò mai vedere, nel dettaglio almeno, semplicemente per questione di privacy. Su quanti livelli è disposta? Allora, su 4 livelli. La casa principale, quella che sfruttiamo di più, è su un piano, quindi abbiamo cucina, sala da pranzo, abbiamo 2 gradini che poi portano alla zona notte dove ci sono le camere e il bagno. Poi c'è appunto questo soppalco che noi abbiamo sfruttato come zona salotto, quindi con un bel divano e la televisione. E per rendere questo soppalco ancora più d'impatto, visto che qua l'altezza era molto molto alta perché c'è la torretta che poi da fuori si vede, che saliva molto, quindi c'era un'altezza davvero molto molto alta, abbiamo deciso quindi di sfruttarla facendo un altro soppalco più piccolino, e che in realtà adesso non stiamo in realtà sfruttando, e mi dispiace parecchio, però sicuramente quando ci sistemiamo completamente, quando è tutto a posto, porteremo alla fine sui computer, ne sono certa. I piatti e le tazze, forse una cosa un po' stupida da chiedere, ma sono molto curiosa. Tutti IKEA, piatti, posate, bicchieri, IKEA, IKEA, IKEA. Adoro la tua cucina, grazie mille. Di che brand è? E i mobili, li hai assemblati tu, erano già composti? No, ovviamente l'ho assemblata io, quindi ho detto come la volevo. In base poi alle misure della nostra stanza, della nostra cucina, c'è stata fatta su misura, quindi è stata assemblata in un secondo momento. Quanto avete impiegato prima di andare a starci? Avete ristrutturato e comprato nuova? Allora, prima di venire ad abitare qui è passato circa un anno abbondante, ma in realtà la casa era già costruita di per sé. Grandi ristrutturazioni non ne abbiamo fatte, abbiamo semplicemente messo il pavimento che non c'era, messo le porte che non c'erano, per esempio tutti gli infissi e la porta d'ingresso, quelli c'erano già. L'unico lavoro un po' più grande che abbiamo fatto è stato proprio il soppalco di cui vi parlavo prima, questo più piccolo, che abbiamo fatto con la ringhiera in vetro e con i gradini in legno, il legno opaco, mentre tutto il resto praticamente era già così, abbiamo semplicemente ultimato le cose, però è davvero stata molto molto lunga. Poi io volevo poi fare le cose proprio precise precise, quindi piuttosto che fare le cose di fretta, scegliere una cosa di fretta e metterla giù di fretta, ho preferito guardarmi un attimo in giro, fare le cose con calma. Ad esempio per la cucina ho cambiato il progetto, se non ricordo male, 3 volte prima di confermarla poi, quindi pensate bene a quello che volete fare, cioè non reagite d'impulso, ma ragionate bene sulla scelta dei mobili, del pavimento e delle altre cose comunque che riguardano la casa, però principalmente sul pavimento, se avete la possibilità di sceglierlo, e sui mobili, come ad esempio la cucina, ragionateci davvero bene, perché se poi fate una scelta d'impulso, poi sicuramente ve ne pentite, quindi davvero pensateci e ragionateci con calma. Ecco perché noi effettivamente poi ci abbiamo messo così tanto. Il pavimento della tua casa, dove lo hai acquistato? Allora, il pavimento è gres porcellanato, come vi dicevo prima, è di Italgraniti e l'abbiamo scelto nella tonalità più chiara Atelier, quindi il colore del pavimento che abbiamo scelto è Atelier e il brand è Italgraniti. In realtà non avevo grossi dubbi sul pavimento, sapevo di volerlo in gres porcellanato perché so che il parquet è molto molto delicato, perché lo volevo anche in bagno dello stesso materiale rispetto a tutto il resto della casa, anche se so che c'è chi mette il parquet anche in
in bagno, però insomma poi bisogna starci attente e tutto quanto, quindi ho preferito il gres porcellanato. Mi piaceva comunque l'idea dell'effetto legno, quindi sono andata subito su quello. Per quanto riguarda il colore, l'ho fatto, l'abbiamo scelto su un color avorio molto molto chiaro, che forse col senno di poi probabilmente l'avrei scelto un tono più scuro, più sul marroncino, beigiolino, quel colore lì un po' più caldo, leggermente più chiaro della tonalità del tavolo da pranzo, per intenderci. Però vabbè, mi piace molto anche così, quindi non c'è nessun problema. Il muro che è in sala da pranzo è fatto da mattoncini veri, no, non sono pietre vere, è gresso porcellanato che va a ricreare l'effetto pietra. Dove avete preso le tende? Allora, le tende in tutta la casa le abbiamo scelte a rullo. Quelle della camera da letto e del bagno sono tutte di Leroy Merlin, mentre quella della cucina e del finestrone della sala da pranzo sono di scaglioni. Piano di induzione, sì o no e perché? Assolutamente sì, io mi ci trovo benissimo, davvero benissimo. Ho notato, l'unica pecca diciamo, che se accendo tutti e quattro i fuochi si spegne, quindi quattro fuochi contemporaneamente, non so perché, ma non mi vanno. Si vede che li tengo a livelli troppo alti e quindi consuma troppo e si spegne in automatico. Ma tre fornelli accesi me li fa tutti senza problemi? Decisamente sì, perché esteticamente secondo me su una cucina poi moderna come la mia sta sicuramente meglio rispetto al classico a gas. E poi ragazze, è facilissimo da pulire, cioè io ci passo un panno, uso il detersivo per i piatti, ci passo un panno e si pulisce all'istante. L'unica nota negativa è che si fa subito un sacco di polvere, quindi la mattina mi sveglio e sul piano induzione c'è già la polvere, nonostante io lo abbia lavato la sera prima di andare a dormire dopo aver cenato. Quella è l'unica nota negativa, bisogna sempre passare un panno morbido, però per quanto riguarda praticità estetica, decisamente sì, il piano di induzione tutta la vita. Vi ha aiutato un architetto interior designer o avete fatto tutto da soli? In realtà abbiamo fatto praticamente quasi tutto da soli, ci siamo un po' affidati ai ragazzi, al personale che lavora nei mobilifici, quindi abbiamo chiesto un po' di consigli a loro, ma non è venuto un vero e proprio architetto in casa che quindi ci ha consigliato come sfruttare questo angolo piuttosto che cosa mettere in questa stanza, come esaltare questa. No, in realtà no, quindi sì, praticamente abbiamo fatto tutto da noi. La mansarda soppalco, alla fine come lo hai sistemato? Allora, qualcosina riuscite a intravedere anche alle mie spalle, questo è l'angolino dove prima c'era l'albero di Natale e appunto abbiamo messo questo divanetto bianco che ho preso da Ikea, questa chaise longue, dove ci sono alcuni cuscini per abbellire. In realtà di solito non sono rosa ma sono grigi. Dietro qui c'è questa lampada da terra con le gambe effetto legno che ho preso da Maison du Monde, mentre qui davanti a me invece c'è il mobile bianco con un dettaglio grigio, il televisore e poi il divano che segue tutta la ringhiera della scala. Come riesci a deciderti su tutto? Io sono molto indecisa, in realtà sono indecisissima anch'io. Però è quando decido di fare qualcosa, mi informo un sacco, quindi vado un sacco a prendere ispirazione direttamente da internet, tantissime volte ho preso ispirazione anche da Instagram stesso, oppure vado semplicemente su internet e leggo vari articoli, cosa consigliano di fare, cosa consigliano invece di non fare in una casa, quindi quali sono ad esempio gli errori da non commettere. Insomma, ho preso davvero un sacco di spunti, di consigli, proprio semplicemente leggendo su internet, trovate davvero un sacco di articoli. Quindi se anche voi in questo periodo state o ristrutturando casa o comunque state andando a vivere da sole e dovete arredare una casa, informatevi bene prima di scegliere qualsiasi cosa e poi vedrai che non sarai più così indecisa se hai le cose belle e chiare, quindi cosa è meglio scegliere piuttosto che cosa evitare di fare, sicuramente sarai molto più decisa sulle tue scelte. Che profumo usi per la casa? Di solito profumo la casa con le candele, specialmente se abbiamo degli ospiti, perché non sempre, non tutti i giorni li accendo in realtà, però quando voglio profumare l'ambiente sicuramente accendo una candela. E di solito i brand che prediligo, quelli che poi acquisto, continuo ad acquistare, sono Yankee Candle, Bath & Body Works, che sono le mie preferite in assoluto. È comodo avere il salotto sul soppalco? Non mi sembra molto comodo. Allora, devo essere onesta ragazze, no, non è comodissimo in realtà, anche perché davvero qui sopra veniamo molto molto raramente, un po' perché alla fine la sera tra una cosa e l'altra prepara la cena, fatti la doccia, sistema la cucina e tutto, poi siamo cotti e andiamo subito a dormire e quindi non veniamo neanche sul divano a guardarci un film piuttosto che una serie TV. Sicuramente se il divano fosse stato giù con la cucina, quindi nello stesso ambiente, l'avremmo sfruttato di più, di quello ne sono proprio certa, però sono convinta, siamo convinti della scelta che abbiamo fatto
se no il tavolo da pranzo dove lo mettevamo? Non avevamo posto per il tavolo da pranzo e pensa, mettere il tavolo da pranzo sopra, su e giù, su e giù, su e giù per mangiare, cioè diventava davvero ancora più scomodo di avere il divano su. Quindi per questo abbiamo alla fine deciso di fare il salotto su di sopra, perché insomma era suddivisa così già la casa in partenza e abbiamo preferito valorizzarla, valorizzare l'estetica piuttosto che la praticità, anche se, ripeto, immaginarmi di avere il tavolo su sarebbe stato davvero ancora più sbatti, proprio perché prendi il piatto, riempilo con la pasta, vieni su, apparecchia, vai giù, avanti e indietro, è sicuramente ancora più scomodo del divano, quindi super super convinti della scelta che abbiamo fatto. Nulla ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia, magari di avervi dato anche qualche consiglio. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, mettete un bel pollice in su se questo video vi è piaciuto. Se avete altre domande comunque tranquillamente potete farle qui sotto. E nulla, io vi mando tanti tanti bacini e noi ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!